Per Luigi Properzi, ricostruire l'Aquila significa ricostruirla una seconda volta e possibilmente in modo migliore. Sì, ma poi si vuole sottolineare che si tratta non solo di un processo di ricostruzione di quello che c'era e di quello che avevamo, ma un progetto di costruzione, costruzione intesa come costruzione del nuovo, quindi capire cosa è l'Aquila nella dimensione nazionale, come è stato sottolineato anche e soprattutto da alcuni interventi. Ma cosa fondamentale è ricostruire, e io so quanto sia necessario un impegno determinante per iniziare la ricostruzione pesante, ma l'aver sottolineato il costruire come attività nuova implica un impegno collettivo che riguarda non solo gli aquilani e i loro amministratori, ma anche la Regione Abruzzo, anche il governo. Ci sono il progetto case, i MAP, le aree bianche. Armonizzare tutto questo tessuto in un territorio già sfilacciato è un'impresa impossibile. Ma è la grande impresa alla quale ci si accinge. E questo si deve fare cercando al contempo di salvaguardare il paesaggio storico, agrario, che è cosa importantissima, e salvaguardando l'identità dei luoghi e creando nuove forme di aggregazione urbana, nuovi spazi urbani, relativamente ai quali non è sufficiente il semplice concorso di architettura, ma quando si tratta di costruire uno spazio complesso, quello nel quale vivono i cittadini, che è fatto da negozi, verde pubblico, passeggiate, piazze, tutto questo implica una progettualità alla quale concorrono molte componenti, non solo e non soltanto gli architetti, non solo e non soltanto i programmatori. Ecco, questa è la grande sfida. A fronte di questo c'è uno strumento urbanistico, il piano regolatore, che ha oltre 30 anni. È ora di cambiarlo. Ma penso che il problema non si ponga neanche, andava cambiato da molto tempo. Tutti sappiamo che più volte si è avviata una fase di revisione del piano regolatore o di nuovi piani regolatori. Il fatto che queste fasi non si siano concluse, con molta probabilità, deriva dal fatto che intorno a questi progetti non si era costruita una volontà reale dei cittadini di modificare il piano. Ecco, questa volontà dei cittadini di modificare o di fare un piano deve essere in qualche modo messa in gioco in maniera molto forte in questa operazione di costruzione. Qualcuno confonde piano regolatore e piano di ricostruzione. Sono amici, sono fratelli, sono cugini. Qual è la differenza? Ma la legislazione italiana prevede il piano regolatore, è una legislazione molto anziana, è la 1150 del 1942. Si tratta di una legge che è stata più volte modificata nel tempo. Il piano di ricostruzione viene fuori così come un coniglio dal cappello, dal decreto legge, e poi viene modificato nella legge 77 per il terremoto dell'Aquila. È poco chiaro a cosa serva. È poco chiaro come deve essere fatto, è poco chiaro anche per quale motivo le amministrazioni e come devono farlo. Sarebbe opportuna una revisione della legge 77 che fornisse maggiore chiarezza sui limiti e sui contenuti del piano di ricostruzione. Ultima domanda, questa è una tavola tecnico ai massimi livelli, se se ne fossero fatti più in passato forse la ricostruzione sarebbe più avanti adesso. Ma ci sono state molte operazioni di questo tipo nei 3 anni del dopo terremoto. Il problema è quanto quello che viene detto in questi colloqui, in questi tavoli, viene poi recepito dalle amministrazioni. Io ritengo che sia stato recepito molto poco dalle amministrazioni, e basti pensare il fatto che il grande lavoro fatto dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, 9 workshop, 2 forum, numerosi atelier,
avuto scarsissima attenzione da parte delle amministrazioni, al cui pure i risultati erano stati trasmessi e verso i quali era stata data un'apertura notevolissima. Professor Raffaele Colapietra, nel 2009 nelle tendopoli e sulla costa c'erano aquilani e non cittadini. Oggi, a 3 anni, a che punto siamo? Beh, io penso che gli aquilani sono tornati in quella che era ed è formalmente Aquila, però non sono ancora cittadini in quanto non costituiscono una città, costituiscono un insieme di persone, ciascuna delle quali ha i propri specifici problemi, ha i propri scopi, ha i propri punti di riferimento che non si ritrovano in una unità convergente. Il semplice fatto di vedere la grande piazza del mercato, che dal 1304, quindi da oltre 700 anni, era sede quotidiana di una convergenza cittadina, e vederla in quello stato senza che si comprenda perché debba stare in quelle condizioni, essendo uno spazio aperto da non mettere in sicurezza e da non restaurare, ebbene questo quadro squallido dà ancora la misura di quanto cammino ci sia da fare. La periferia resta un problema, già prima lei ha detto era una coda, no? Fino a Pettino, fino a Canzatessa, adesso in più c'è il progetto case, ci sono i MAP, il tessuto è molto più sfilacciato. E da questo punto di vista penso che la cosa sia insostenibile, nel senso che questo tessuto è non solo sfilacciato ma addirittura posto a distanze così enormi e così non riempibili anche da una demografia esplosiva e da città metropolitana quale Aquila non è né diventerà né al breve né a lungo periodo, ed è bene anche che non ci diventi, e per cui questi insediamenti hanno un carattere non solo provvisorio, ma che a parer mio dovrà essere quanto prima smantellato, perché non serve a niente se non a speculazioni che naturalmente dovrebbero essere combattute ed evitate. Il centro direzionale di cui io parlo soprattutto rispetto al centro storico, che può essere a confine del centro storico, può essere dislocato altrimenti, ma deve essere programmato in una forma determinata, cioè funzionare come quel luogo propulsivo delle attività della città viva, vivente, che è quella che interessa. Il centro storico può anche attendere dal punto di vista monumentale ed avere una funzione complementare interessante da ogni punto di vista, a cominciare da quello culturale, ma complementare alle decisioni e alla vita quotidiana che può riprendere anche altrove. Gli strumenti urbanistici, le amministrazioni, secondo lei avranno il potere di porre rimedio o la situazione è senza cura? E a parer mio, come ho detto ripetutamente nel mio intervento, questo è un problema nazionale. Ecco, vorrei insistere anche sulla necessità, a parer mio, che di comune accordo, sia ben chiaro, ma così serenamente, venga anche superata la dimensione regionale abruzzese. Perché questo può essere, piuttosto che una cooperazione, può essere un intralcio o un ritardo, perché può confondersi con problemi diversissimi che non hanno niente a che fare con Aquila. Aquila deve colloquiare con la Repubblica, come ho detto frequentemente, cioè con uno Stato italiano che si renda profondamente conto di quella che è la sua funzione comunitaria di raccordo di tutte le energie nazionali. Grazie. Professor Landini, l'Aquila prima del terremoto era alle prese con grandi problemi di pianificazione, un piano regolatore vecchio, ancora peggio adesso, 3 anni dalla tragedia. Sì, certamente. Io come geografo ho un interesse prevalente per la pianificazione di area vasta, e in un saggio scritto subito dopo l'evento sismico, senza alcuna intenzione di cinismo, ho però dovuto rilevare che l'Aquila aveva già determinato intorno a sé un cratere di tipo funzionale, concentrando tutte le attività, in particolare amministrative, perché sappiamo che le attività industriali erano da tempo in crisi, concentrando la popolazione e non intrattenendo rapporti funzionali con i centri dell'Interland e con i centri soprattutto della sua vasta area provinciale. Quindi io credo che si debba ripartire da una pianificazione territoriale appunto di area vasta che individui per l'Aquila un ruolo molto, ma molto più ampio rispetto a quello strettamente urbanistico.
Il comune dell'Aquila è uno dei più vasti, sicuramente in Abruzzo, probabilmente anche in Italia. Se avesse dei confini più ridotti sarebbe più facile, e questa comunque è un'utopia o comunque potrebbe essere un'ipotesi? Da un punto di vista urbanistico credo che sarebbe certamente più facile. L'Aquila, il comune dell'Aquila ha una dimensione pari a circa 12 volte la media dei comuni italiani. D'altro canto si è costituito con la fusione di 8 comuni nel secolo scorso, nei primi decenni del secolo scorso, e alcuni di questi centri che hanno avuto in passato autonomia comunale da tempo la reclamano, è una cosa ben nota soprattutto agli aquilani, e parliamo ad esempio di Paganica. Credo che se questi centri avessero una autonomia decisionale, sempre nell'ipotesi però che ci sia concorrenza di volontà e quindi di pianificazione fra le diverse parti del territorio, questo potrebbe certamente migliorare le condizioni per risolvere il problema strettamente urbanistico. Per quanto riguarda invece il problema geografico regionale, i rapporti vanno intrattenuti a raggio più ampio, e penso ad Avezzano, penso a Sulmona con la vicina area degli Altipiani Maggiori e di Castel di Sangro, l'area turistica, penso al triangolo che si è creato e si sta rafforzando sotto il profilo delle comunicazioni grazie alle arterie autostradali e al potenziamento della strada statale 17. Questi lavori oltretutto sarebbero stati inutili se non dovessero rappresentare una direttrice di collegamento che permetta alla città dell'Aquila di diventare centro propulsore di un'area metropolitana interna capace di riequilibrare l'area metropolitana costiera, certamente molto più forte, ma credo che questa sia veramente l'unica condizione per una ripresa funzionale e per restituire al territorio aquilano e non solo alla città prospettive di sviluppo fondate sull'innovazione, sulla comunicazione, sui servizi alle imprese e quindi anche su una riconversione industriale integrata. È un sogno o è un'idea sostenibile? Io, nella misura in cui la esprimo, penso che sia un'idea sostenibile. Noi geografi operiamo sul territorio e io in particolare lavoro in Abruzzo da circa 30 anni nell'Università di Chieti Pescara, ma lavoro sull'Abruzzo scientificamente da oltre 40, perché i miei primi lavori sono stati dedicati a realtà abruzzesi come la Val di Sangro, area di nuova localizzazione industriale all'epoca, parliamo dei primi anni 70, al porto di Ortona, al problema delle comunità montane, e devo dire che molti di questi lavori, se riletti oggi, non lo dico perché li ho scritti io, mostrano problemi che io avevo prefigurato e che poi in realtà si sono presentati. Credo che una soluzione funzionalista, se condivisa naturalmente, perché è ovvio che qui bisogna tornare a decidere, e per decidere invece di contrapporre posizioni diverse, veti incrociati e comunque ostacoli, perché purtroppo è quello che prevalentemente oggi si fa, si debba essere disponibili a rinunciare ad una parte delle proprie idee per cercare una convergenza. Può darsi che non sia questa la strada, ma solo con una concertazione ampia, non chiusa all'interno di questa pur gloriosa e splendida città murata, si possa affrontare il problema dell'Aquila e del suo territorio. Professor Romano, perché il centro storico dell'Aquila è un'opera d'arte nel suo complesso e perché bisogna ricostruirlo? Un'opera d'arte perché è stata costruita con l'intenzione di essere un'opera d'arte, nel senso che le case sono state costruite per avere delle facciate, con delle facciate belle, perché la bellezza delle facciate corrispondeva alla condizione sociale delle persone che l'abitavano, e quindi tutti, anche le persone meno abbienti, cercavano di abbellire la facciata della casa. Quindi le facciate delle case sono l'espressione di una volontà estetica dei cittadini che le abitano. E poi ci sono i temi collettivi che sono stati costruiti per la divinità. La condizione dell'Aquila non è diversa da quella delle altre città europee, quindi tanto varrebbe, cioè la nostra intenzione non può che essere quella di ricostruirla.
Mettiamo per un momento che non ci siano problemi di fondi, di crisi, di burocrazia, eccetera. Ci sia la bacchetta magica per ricostruire il centro di qui a 5 anni o 10 anni. Chi lo abiterà? Questo non lo so. Non è importante. Sì. Questo è sempre questo problema di che cosa succederà. Cominciamo con ricostruire come un corpo infortunato. Cominciamo a ricostruire il braccio che si è fratturato, poi vedremo se tornerà a giocare a pallavolo. Non rischia di essere una Pompei bella ma vuota? Pompei è una rovina, cosa c'entra? Una scatola ricostruita bene, però al tempo stesso vuota di vita. Questa è una civiltà di mercato, ragazzo mio. Se ci sono le case, qualcuno le abiterà. È una questione di prezzo, una volta che le hai costruite, tutto al più, adesso non voglio entrare in quello che è il meccanismo del mercato in questa maniera dettagliata, una volta che l'hai costruito, dimmi tu se il prezzo è basso, la gente ci viene. Certo. Vediamo, va bene, vediamo alla periferia, lei ha detto mancano i temi collettivi, all'Aquila mancavano già prima del terremoto, adesso ci sono gli strumenti per riparare questa situazione? Basta disegnare un piano regolatore fatto con dei criteri che comportino un progetto come quelli che si facevano prima del 1950. Le città europee costruite prima del 1950 sono delle città in cui anche le parti più lontane sono vivibili, ci sono dei grandi viali alberati, dei boulevard, delle passeggiate. Dopo il 1950 hanno cominciato a venire costruite delle periferie che non hanno più questi temi, ed è il problema di tutte le città europee. L'Aquila mica tanto non è diversa dalle altre, la stessa condizione di difficoltà c'è da tutte le parti, più o meno, perché ci sono delle città che ne soffrono di meno perché hanno avuto più controlli. Più capacità di evitare questa modernizzazione selvaggia. Ma è prima di tutto un fatto concettuale. È successo questo, non è che le parti nuove di Milano stiano meglio di quelle dell'Aquila.